Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi sono tornata con una tipologia di video che secondo me non facevo da tipo un annetto e sto parlando di un talk by night. Per chi non conoscesse questa tipologia di video, è un format che si basa su una chiacchierata notturna, come se fosse una chiacchiera tra amiche, in cui principalmente rispondo alle vostre domande. Alte perché in realtà vorrei cambiare un po' questo genere di video e innanzitutto farlo a cadenza settimanale, quindi fare un talk by night a settimana in cui non rispondo solo alle vostre domande ma parliamo proprio di tematiche generali, come se fosse una specie di podcast. Adesso devo capire bene come strutturarlo, però insomma questa è l'idea, quindi fatemi sapere se vi può piacere. Per il video di oggi invece risponderò alle domande che mi avete lasciato in un box di Instagram l'altro giorno, più che altro perché mi rendo conto che durante i vlog avrei talmente tante cose da dirvi che non riesco mai a spiegarvi tutto per filo e per segno, e quindi insomma questi video mi aiutano anche a darvi degli updates più specifici e particolari per quanto riguarda la mia vita. Qui sul computer chiaramente ho segnato tutte le domande, quindi ragazzi partirei con la prima domanda, che è molto basic, giusto per ambientarci un attimo. E questa ragazza mi chiede, domanda scontata ma che scontata non è: come stai? O in generale ragazzi mi chiedete sempre in un sacco Ele come stai, come va ultimamente, tra l'università, tutto il resto. Io vi ringrazio veramente di cuore per interessarvi sempre così tanto a me. Allora, diciamo che è un periodo molto molto frenetico all'interno della mia vita. Penso che si possa vedere in alcuni vlog che non sono ancora riuscita a crearmi una mia routine o comunque una mia quotidianità ben stabile e regolare. È tutto un po' altalenante. Per me settembre quest'anno ha veramente rappresentato un nuovo inizio, perché sono cambiate un sacco di cose all'interno della mia vita, di cui poi appunto adesso nel corso del video vi parlerò, e devo dire che ancora non ho ben capito come riuscire a incastrare tutto, perché le cose da fare sono veramente veramente tante, sia a livello lavorativo sia a livello universitario, perché come sapete, come vi ho raccontato negli scorsi video, ho ripreso a frequentare l'università. Piccola parentesi per chi magari si fosse perso qualcosa: io l'anno scorso ho lavorato un anno da subdued, quindi frequentavo l'università nel senso che davo alcuni esami ma non frequentavo le lezioni, mentre da quest'anno ho ripreso anche la frequenza delle lezioni, e quindi veramente devo riuscire a capire come incastrare tutto senza impazzire. Soprattutto la cosa che mi mette un po' più di ansia, tra virgolette, se ansia la volete chiamare, è che ho paura di togliere del tempo a qualcosa o a qualcuno soprattutto. Però non so, alcuni giorni ho proprio la sensazione di essere piena di cose da fare, di essere un po' sopraffatta dagli impegni, e non sempre riesco a gestirli come vorrei, quindi devo un attimino capire come incastrare tutto. Però a parte questo lato un po' più incasinato, in realtà il resto va molto bene. Parlo di questa situazione come se fosse un qualcosa di brutto, in realtà no, assolutamente, anche perché tutte le cose che sono all'interno della mia vita sono tutte cose bellissime che mi rendono super fiera. Semplicemente a volte appunto mi sento un po' piena di tutte le cose che ho da fare, però per il resto ragazzi va benissimo, anzi sono veramente super super contenta. Quindi come stai? Molto molto bene, piena di cose da fare ma bene. Da qui mi ricollego a un'altra domanda, anche perché mi avete fatto un sacco di domande riguardanti l'università, ovvero: ti sta piacendo di più seguire l'università in presenza? PS, sei fantastica, grazie mille. Allora ragazzi, sì, cioè è innegabile che mi mancava un sacco frequentare. Io, come vi dicevo nel primo vlog dell'università, il secondo anno di uni, ovvero l'anno scorso, sono andata in presenza 0 volte, cioè non ho frequentato nemmeno una lezione, a differenza invece del primo anno in cui ho seguito praticamente, non dico tutte, ma quasi tutte le lezioni che avevo. Quest'anno appunto ho ripreso la frequenza, per adesso sta andando molto molto bene, sto seguendo 2 materie, una mi interessa un po' di più, l'altra mi interessa un po' di meno, però comunque è bello. Anche proprio il mood, l'aria che respiri ti fa effettivamente rendere conto che stai facendo l'università. Io questa sensazione il secondo anno me la sono un po' persa. E in più quando dovevo dare gli esami ero super in difficoltà perché non sapevo veramente che pesci prendere. Era sicuramente molto più complicato, e quindi sì, diciamo che andare a lezione è tutta un'altra cosa. Anche qui devo un attimino capire come riuscire a frequentare senza impazzire, però sì, sicuramente mi sta piacendo
di più rispetto all'anno scorso. Qui ragazzi arriviamo a un tema di cui ancora qui su YouTube non ve ne ho parlato e mi mangio le mani, ma adesso vi spiego tutto. E questa ragazza mi chiede, emozionata di iniziare questo percorso come speaker radiofonico? Allora, io appunto qui su YouTube ancora non vi ho raccontato nulla, avevo cercato di darvi questa news all'interno di un vlog che però non ha mai visto la luce del sole perché non l'ho mai pubblicato, dato che non mi piaceva come era venuto, e quindi alla fine questa notizia è andata, capelli, è andata un po' nel dimenticatoio e non ve ne ho più parlato. Faccio un passo indietro perché molti di voi magari non mi seguono su Instagram e non sanno che a giugno di quest'anno, quindi giugno 2024, sono stata invitata da RDS Next, che è diciamo una sottocategoria di RDS, la radio che conosciamo tutti, a fare due puntate, prima come ospite, poi proprio come co-conduttrice insieme ad altri due ragazzi. È stata una cosa in realtà all'epoca molto buttata lì, giusto per capire se effettivamente mi potesse piacere, se mi potesse interessare, come effettivamente reagiva la mia persona in un ambiente totalmente nuovo e diverso come quello della radio. Però io da lì non mi aspettavo assolutamente niente. Invece, due mesi dopo, ad agosto circa, mi arriva una chiamata, che era la chiamata del mio manager, che mi dice: guarda Ele, che RDS Next ti vorrebbe come speaker del nuovo programma che partirà a settembre. Io tipo così, in che senso? Quindi poi da lì mi hanno spiegato un po' tutto quello che sarebbe successo da lì a poco, e il 18 settembre ho iniziato ufficialmente la mia conduzione in radio con un ragazzo di nome Matteo Robert, magari qualcuno di voi lo conoscerà, e insieme appunto conduciamo questo programma dedicato alla moda che si chiama Drip Generation, che va in onda tutti i lunedì dalle 16 alle 18 sui canali Twitch, YouTube, TikTok e l'app di RDS Next. E appunto in questo programma parliamo un po' di tutto. Anche questo è un impegno perché la conduzione si tiene a Milano, quindi io tutte le settimane devo prendere il mio bel trenino e salire a Milano, però è un qualcosa di talmente tanto bello e che pensavo che fosse così irraggiungibile che vi giuro farlo non mi pesa per nulla, quindi non posso che essere contentissima perché è un'opportunità fantastica. E soprattutto fino a qualche mese fa veramente pensare di condurre una trasmissione radio non era nemmeno lontanamente nei miei pensieri, quindi sicuramente tutto questo mi rende molto contenta. E quindi sì ragazzi, se volete sentirmi chiacchierare oltre al mio canale YouTube potete appunto anche seguirmi tutti i lunedì dalle 16 alle 18 su RDS Next. Entriamo all'interno dello spicy, anche qui ho ricevuto veramente un sacco di domande, come per esempio: Celli, cosa ne pensi delle relazioni a distanza, tanto a distanza, oppure credi nelle relazioni con molta distanza, hai consigli? Penso innanzitutto che sia un argomento così tanto vario e vasto che potremmo stare a parlarne per giorni e giorni. Soprattutto quello che ci tengo a dire è che ogni esperienza è a sé, ogni persona è a sé. Questa è la mia visione, come probabilmente vivrei io una relazione con tanta distanza, ovvero non bene, nel senso che io sono una persona, mi sono resa conto con il tempo, che sono una persona che ha strettamente bisogno di vivere di persona il partner o comunque l'altra parte della relazione. Una relazione con molta distanza, in cui magari ci si vede una volta al mese, una volta ogni due mesi, una volta ogni tre mesi, eccetera eccetera, credo che non sia una relazione che possa fare al caso mio. Poi è chiaro, ci sono delle casistiche, come per esempio vado a fare l'Erasmus 6 mesi in Olanda, chiaro, so che poi torno, resisto quei 6 mesi, però iniziare proprio una relazione con una persona molto distante e che so che per magari 3, 4, 5 anni, fin quando magari non si va a vivere insieme, vedo una volta al mese, 3 volte al mese, eccetera eccetera, non penso onestamente che resisterei, anche perché veramente io l'altra persona ho proprio bisogno di viverla, di fare esperienze, di fare cose insieme, anche che riguardano proprio la quotidianità. Poi se si ha la fortuna di avere una relazione a distanza in cui ci si vede comunque
una volta a settimana, allora lì è tutta un'altra questione. Però sì, diversamente non so effettivamente come potrebbe andare, però è chiaro che dipende da persona a persona. Per quanto riguarda consigli che magari posso avere, non so ragazzi, cioè penso che veramente per dare consigli bisognerebbe trovarsi in quel contesto, in quella situazione. Voi sapete che io ho una relazione a distanza, però è una distanza comunque, non dico minima, perché sono comunque 300 km che sono tanti. Però siamo anche in città collegate molto bene, in cui con il treno ci si riesce a vedere nell'arco di 2 ore. In più noi ci vediamo praticamente tutte le settimane, a volte anche più di una volta a settimana. Dormiamo super spesso insieme, stiamo molto tempo insieme per essere distanti, e quindi penso che io non possa dare così tanti consigli, proprio perché è quasi come se una relazione a distanza, non dico che non ce l'avessi, ma ce l'avessi per metà. Sicuramente bisogna avere tanta voglia e bisogna investire tanto tempo nell'altro e nello spostarsi, bisogna essere molto flessibili, bisogna anche avere degli impegni, no? Dei lavori, magari, o uno studio che ti permetta di muoverti e vedersi senza troppe restrizioni. Però sì, cioè è veramente un argomento talmente tanto basso che probabilmente ci farò un video a parte in cui parleremo solo di questa tematica. Da questa domanda mi ricollego a un'altra domanda che è stata una delle più gettonate in assoluto, ovvero: Ele, ti sei lasciata? Stai ancora con Coco? Sei tornata single? Vi rassereno ragazzi e vi dico che sono ancora fidanzata, io e Coco stiamo ancora insieme. Non ve ne parlo tanto semplicemente perché non c'è molto da dire, credo. Va tutto bene, come sapete non ve l'ho mai mostrato sui social, però comunque capita molto spesso che io vi dica: ah sì, l'altra sera sono andata al cinema con Coco, oppure l'altro giorno sono stata a Milano da Coco. Insomma, ve la butto molto lì. Però sì, siamo ancora insieme, va tutto bene. Tra l'altro abbiamo festeggiato anche il nostro primo anniversario. E basta, sono contenta. Prossima domanda: hai mai avuto qualche momento brutto nella tua vita? Allora, sì ragazzi, io penso che non ci sia una persona sulla faccia della terra che non abbia passato un momento brutto e difficile all'interno della propria vita. Io i periodi che mi ricordo più brutti sono due in particolare. Il primo all'inizio della seconda superiore, quando mi trovo super male a scuola. Ve l'ho sempre diciamo detto in maniera molto diretta e molto esplicita che io non ho mai avuto un bel rapporto e ancora adesso non ho un bel ricordo delle superiori. È stata una fase che non ho vissuto benissimo e penso che il fondo io l'abbia toccato all'inizio del secondo anno, in cui ad andare a scuola avevo proprio i colati di vomito, stavo proprio male a livello psicologico. Ho pensato veramente non di ritirarmi, ma comunque di fare qualunque cosa pur di non andare, quindi che ne so, studiare privatamente, studiare a casa. Le avevo pensate tutte perché l'ambiente scolastico mi faceva proprio stare male, quindi indubbiamente questo è il primo. Il secondo, un po' più recente, è stato circa 2 annetti fa, in cui in un periodo della mia vita si sono concentrate una serie di cose, situazioni, momenti, persone non troppo belle che mi hanno causato un po' di ansia, di stress. Diciamo che mi sono accorta un po' dopo di questa situazione, perché io quando mi ritrovo all'interno di una situazione specifica devo dire che faccio molto fatica a rendermi conto che magari è una situazione che mi provoca molto stress. Infatti anche in quel momento io non mi rendevo conto che effettivamente era un momento in cui ero veramente molto stressata da tutto quello che mi circondava. La prendevo un po' sotto gamba, sottovalutavo la situazione. Qualche mese dopo mi sono resa conto che quello che stavo vivendo, anzi quello che avevo vissuto, era comunque qualcosa di molto pesante. Adesso non entro anche qui nello specifico, però sicuramente i mesi che hanno preceduto la fine della mia relazione e i mesi successivi, abbinati a una situazione di cui non vi ho mai parlato, non molto piacevole, uniti anche al fatto che mia nonna aveva iniziato a star male, cioè vi giuro, veramente una serie di cose che mi hanno fatto vivere un momento veramente pieno di stress.
stress e ansie. La cosa positiva è che non me ne sono accorta in quel momento, me ne sono accorta dopo, quindi posso tra virgolette ritenermi fortunata perché il periodo in sé l'ho affrontato abbastanza bene. Però sì, sicuramente è un periodo che col senno di poi ricordo un po' così, con l'amaro in bocca. Però sicuramente anche di questo ci sarà sede e momento di parlarne in maniera un po' più approfondita. Dato che ho ritirato fuori la questione rotture eccetera eccetera, come superare una rottura importante, anche qui so che farò un video dedicato perché ci sono talmente tante cose da dire e talmente tante tematiche di cui parlare che penso una settimana intera non basti. Come superare una rottura importante? Io penso che non ci sia un metodo che funziona per tutti. La cosa che so che dicono tutti, ma credo sia anche quella che effettivamente ha più efficacia, è il tempo. Il tempo aiuta tantissimo e soprattutto il tempo cura un po' le ferite che abbiamo. Unite al tempo, io credo che svagarsi, stare con i propri amici, le persone a cui vogliamo bene, distrarsi, fare veramente qualsiasi cosa pur di non pensare alla situazione possa aiutare. È chiaro che non è la soluzione al problema, perché penso che per risolvere il problema dello stare male dopo una rottura l'unico modo sia affrontarla, quindi effettivamente starci male al 100%. Però tutto il resto, tutto il contorno ci può aiutare a farla passare un po' più in fretta, a viverla in maniera un attimino un po' più leggera. Però io sono della serie, è giusto star male dopo una rottura, è giusto distruggersi, deprimersi, piangere, guardare serie TV tristi, ascoltare canzoni depresse, eccetera, eccetera. È una fase che va affrontata per il mio, con poi tutto il resto appunto possiamo far sì che questa fase duri un po' meno e possiamo riprenderci un po' più in fretta. Poi è chiaro, dipende sempre dal mia lasciata, sono stata lasciata, ho lasciato, ero ancora super innamorata, forse non mi interessava più così tanto, cioè dipende anche qui da un sacco di cose, però in generale la fine di una relazione non è mai un bel momento, anche se in primis magari abbiamo lasciato noi, però sicuramente il tempo aiuta a superare tutto e a lasciarci alle spalle quello che insomma dobbiamo lasciarci alle spalle. Prossima domanda, questa ragazzi forse è stata la domanda che mi avete fatto in di più e riguarda il mio post università, quindi Ele, che cosa farai dopo l'università, cosa hai intenzione di fare, master, magistrale, vorrai iniziare subito a lavorare? Allora ragazzi, diciamo che è un argomento a cui sto iniziando a pensare, ma con molta 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 calma. Penso ancora di non essere proprio del tutto pronta ad affrontare questo argomento, più che altro perché so che scombussolerà molto la mia vita. Quello di cui sono abbastanza certa, a meno che le cose non vengano stravolte all'interno della mia vita da qui a un anno, è che farò o un master o una magistrale, quindi continuerò gli studi, più che altro perché la laurea in scienze della comunicazione è una laurea stupenda da una parte, perché vi lascia veramente a disposizione un mondo tra cui scegliere. La cosa negativa è proprio questa, che appunto è una laurea che vi apre talmente tante porte che non vi specializza in niente, banalmente potete fare tutto e fare niente, quindi sicuramente voglio specializzarmi in qualcosa. Per adesso sono più orientata su un master rispetto che a una magistrale. L'indirizzo che vorrei prendere ce l'ho già abbastanza in mente ed è quello del digital marketing, quindi di tutto ciò che riguarda la pubblicità a livello digitale. Devo capire un attimino ancora in quale ambito, se nell'ambito più direttivo o più creativo, non lo so, devo pensarci, però sì, diciamo che questa è la prospettiva per quanto riguarda il dopo uni. Ultima domanda per quanto riguarda questo video, perché ho già veramente parlato troppo. Prossimi viaggetti. Io ragazzi non spoilerò mai i miei viaggi perché sono estremamente scaramantica, lo sapete, però posso dirvi che a ottobre andrò in un bel po' di posticini. Il primo vero spoilerò, andrò a Napoli con Charlotte, Pierre e un altro nostro amico. Saremo lì 3-4 giorni, io sono veramente super super contenta, anche perché non ho mai visto Napoli. Ci sono stata una volta 4 anni fa, super di sfuggita, ed è stata anche una brutta esperienza, quindi voglio sicuramente ritornarci e vivermela
a pieno. E tra l'altro vorrei anche vloggare, se riesco. Non so, lo dico sempre, poi la metà delle volte non vloggo mai, però questa volta vorrei effettivamente portarvi qualche vlog di Napoli. E poi ci saranno altri viaggetti, alcuni un po' più brevi, altri un po' più lunghi, cose. E nulla ragazzi, per il video di oggi è tutto, spero che questo video un po' più chiacchiericcio, un po' più intimo, cozy, vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia. Se vi va seguitemi sui miei vari social che vi lascio qui, ovvero Instagram, TikTok, Vinted e YouTube. Io vi ricordo che ogni lunedì ci vediamo su RDS Next dalle 16 alle 18 e nulla, vi mando un super bacio. E anche oggi ho parlato tantissimo.